Ho aderito con molta convinzione alla campagna Riparte il Futuro perché ritengo che la lotta alla criminalità, alla corruzione e una battaglia per l'affermazione dei principi di trasparenza, legalità nell'ambito della vita pubblica sia la prima delle riforme di cui il nostro Paese ha bisogno e quindi ritengo che lo strumento che Riparte il Futuro ha messo in gioco chiedendo in particolare ai candidati al Parlamento di assumere impegni precisi in questo senso sia ovviamente un'iniziativa che fa bene al Paese e fa bene alle istituzioni democratiche. Penso che sia molto importante che di questi argomenti e in modo particolare di una legge efficace contro la corruzione, di tutte le iniziative necessarie a contrastare la criminalità, i nuovi parlamentari si facciano carico e li pongano in cima al proprio taccuino di lavoro per il prossimo Parlamento. Per quanto riguarda la mia posizione personale, ho già provveduto a rendere noto a Riparte il Futuro la mia situazione patrimoniale, quella mia e dei miei familiari, il mio curriculum vitae, la mia insussistenza rispetto a carichi penali pendenti e anche rispetto a conflitti di interesse e naturalmente mi impegno ad aggiornare poi questa situazione via via che si evolverà la mia attività in Parlamento. Infine, ma non meno importante, credo che sia fondamentale per il Paese avere una classe politica credibile, perché questo serve non soltanto a qualificare l'Italia per il rango e la dignità che le competono a livello internazionale, ma perché in questo momento di grave difficoltà è un fattore di coesione civile e sociale molto importante per tenere unito il Paese. Non si possono chiedere sacrifici ai cittadini se per primo chi ha la classe dirigente che ha nelle mani il destino del Paese non è in grado di dimostrare trasparenza in maniera efficace ed incisiva ed essere in questo senso affidabile agli occhi dei cittadini.